Lavorare nell'amministrazione penitenziaria è il titolo del convegno che si è svolto a Palazzo Santo Stefano. Oggi la provincia di Padova ospita un convegno dell'amministrazione penitenziaria del Triveneto sulla realtà carceraria, ma non vista come al solito sui problemi dei detenuti, ma vista sul problema degli agenti di polizia penitenziaria. Un lavoro dietro le sbarre, diciamo, poco riconosciuto, ma un lavoro assolutamente importante. Ed oggi noi con questo convegno volevamo aprire una finestra proprio su questi lavoratori, sui loro disagi, sul loro stress in un ambiente particolare e poco conosciuto. Quale sarà il futuro nostro e l'impegno nostro? L'impegno nostro è tenere accesa la luce. Ogni amministratore deve tenere accesa una luce sugli agenti, perché dietro le sbarre spesso si viene dimenticati e non possiamo dimenticarci di questi agenti di polizia dietro le sbarre. La ricerca effettuata mostra come sia importante sostenere e stare accanto alla polizia penitenziaria, al personale del corpo. I nostri uomini, le nostre donne del corpo fanno un lavoro difficilissimo. Paradossalmente per questi operatori, per questi lavoratori, non è previsto un sistema di sostegno, di aiuto, d'ausilio costante che sia realizzato anche in casa, nel senso che mentre per gli altri corpi di polizia sono presenti le figure di medici, psicologi che possono sostenere gli appartenenti alle altre forze dell'ordine allora quando vivono situazioni di particolari criticità, nel nostro caso tanto non è contemplato. E quindi l'operatore deve risolvere da sé, da solo, quel dramma tutto interiore, tutto interno che è conseguenza di situazioni di vita professionale talvolta difficili. C'è una problematica specifica di coloro che si occupano dei detenuti che riguarda il carcere in quanto è una realtà particolarmente specifica e che vede negli operatori della polizia penitenziaria e del personale civile diciamo una funzione importante, però forse un po' trascurata dall'ordinamento, nel senso che siamo fermi a valutazioni e impostazioni ormai datate. Nella nostra ricerca abbiamo visto che eventi tragici, che sono di norma incidenti occasionali, all'interno di questi lavori avvengono quotidianamente, come atti di autolesionismo che vi assicuro all'interno dei carceri sono quotidiani. E non è molto piacevole assistere a queste situazioni, aggressioni, magari non sono aggressioni fisiche importanti, ma sono aggressioni verbali e sono quotidiane, oppure si arriva con comunque una buona frequenza al suicidio dei detenuti, perché stare in carcere non è bello, non è sicuramente bello e succedono anche questi atti. Ma i lavoratori non vengono assistiti da nessun punto di vista quando succedono questi eventi critici, non ci sono protocolli di emergenza, non ci sono medici che li assistano, psicologi che li assistano e questo veramente alla lunga incide sulla loro salute, oltre che a deteriorare il clima lavorativo. Quindi oggi noi presentiamo questa proposta di legge per la costituzione di questa direzione sanitaria, già riempita di contenuti, cioè che figure, cosa dovranno fare, di cosa si dovranno occupare, come e quando.